Professor Careglio, anche il Dalmasso avrà un nuovo indirizzo che si aggiunge alla programmazione attuale. Sì, l'idea delle, delle scienze applicate è quella di chiudere un pochettino la filiera dell'ambiente, cioè il Dalmasso nasce tradizionalmente come l'unico istituto tecnico agrario diciamo così, della provincia di Torino alcuni anni fa in cui ero direttore dell'Istituto Professionale Agrario di Osasco abbiamo deciso di aprire un tecnico a Osasco dopodiché il Dalmasso ha aperto un professionale a Pianezza quindi insomma l'offerta direi che negli anni ha teso a radicarsi più sui territori e quindi eh, Pianezza ha un unico istituto di istruzione secondaria che è il Dalmasso e quindi veniva a mancare del polo diciamo così liceale quindi noi vorremmo costruire un liceo delle scienze applicate che ha un senso più che un liceo tradizionale perché il liceo delle scienze applicate diciamo così, richiede eh, i laboratori. E il Dalmasso quanto a struttura di laboratori, avendo laboratori di fisica, di chimica e di informatica, è una struttura che si presta ad accoglierli. In più tengo a dire, noi abbiamo accolto con favore questa cosa che io avrei fatto negli anni, non av abbiamo avuto un'accelerazione su questa proposta perché c'è stato un coinvolgimento proprio del comune, cioè è stata un'esigenza espressa dal Comune che ha deciso anche di metterci un cospicuo investimento di 300 mila euro perché... Al momento appunto noi riusciamo a coprire il fabbisogno di, di una sezione, ecco, ma mh, per noi è importante. È vero che il Dalmasso ha chiesto l'apertura di una sede staccata a Lanzo, non so se questo sia nel piano, so che a Germaniano, il comune di Germaniano ha messo a disposizione un'intera scuola, quindi nel caso si aprisse questa sezione staccata a Germaniano, che comunque rimane sempre nell'area di Lanzo, dove c'è una cospicua utenza del Dalmasso, noi verremo ad avere molte aule libere e quindi anche diciamo così, lo scientifico-scienza applicata assumerebbe un suo senso. L'idea ovviamente è legata al fatto che nel distretto di Pianezza ci sono molte energie diciamo così aziende che operano nel green, nel terzo settore ma pensate anche solo a IREN e quindi l'idea di costruire un rapporto anche eh, con imprese con cui ad esempio tradizionalmente come agricoltura invece non, non avevamo perché ovviamente noi ci occupiamo di forestali ci occupiamo di imprese agricole ci occupiamo di manutenzione del verde o di progettazione in quell'ambito lì eh, quello che è invece tutta l'economia green che è in sviluppo veniva un pochettino tagliata fuori. Se noi andiamo ad aggiungere questo tassello, così che è il tassello del liceo, andiamo a connotarci forse come il polo diciamo così, ambientale della provincia di Torino. E questo diventa interessante in prospettive anche future. Non lo so, si potrebbe pensare alla costituzione di un ITS energia ambiente proprio in quest'area, proprio anche in virtù dell'interessamento che c'è stato da, da parte di queste imprese. Col senso senso di questa operazione che eh, tengo a dire è stata molto condivisa con gli enti locali è proprio questo.